Questa campagna elettorale, i risultati presunti di questa campagna elettorale, soprattutto in quello che veniva definito il campo del centrodestra, sono stati raccontati da vari commentatori e da vari professionisti, insomma, in maniera un tantino falsata. Io purtroppo l'avevo detto e quindi terrò fede, diciamo, alla mia promessa. Avevo detto che poi avrei posto questo problema alla fine della campagna elettorale. Allora, questo è il dato che il servizio pubblico, la RAI, l'ultimo dato che il servizio pubblico dà sui sondaggi su Roma. Il servizio pubblico, prima che i sondaggi non si possano più fare, ma dice che in quello che era considerato il campo del centrodestra, Meloni e Marchini sono sostanzialmente appaiati. Addirittura c'è una casa di sondaggi che dice che Marchini sta sopra. Ora, al tempo noi abbiamo fatto notare che questo dato veramente era impossibile. E per carità, posso capire che lo dica il partito, posso capire che lo dica il giornalista amico, posso capire perfino che lo dica l'emittente televisiva privata, che ha un editore, ma che lo faccia al servizio pubblico, io credo che sia un problema, perché tutti sanno che non c'è mai stata la possibilità, sul piano del consenso reale, che queste due candidature stessero sullo stesso piano. E quindi o queste persone che fanno questi sondaggi non li sanno fare, e quindi mi aspetto che non lavorino più per il servizio pubblico, oppure peggio ancora, le fanno con dolo per tentare di indirizzare il consenso degli italiani verso le candidature che gli sono più favorevoli. E questo io lo considero un problema se lo fa il servizio pubblico.